Noi abbiamo spento le candeline con Sua Santità Papa Francesco il 3 di dicembre di 2 mesi fa. Abbiamo fatto i 20 anni con lui. È una storia che è cominciata con un pugno di persone che si sono messe a disposizione all'ora del conflitto in Cecenia. C'era la guerra. Perché le dice 20 anni? Un po' di più, ha ragione. E di più, eh? Ho studiato, fate attenzione. Allora, quindi mamma all'arcio. Leaders for Peace è il nome di una campagna che apriamo oggi per i prossimi 3 anni, con cui chiediamo ai 193 stati membri delle Nazioni Unite, ai popoli, alle comunità locali, ai soggetti economici, sociali, culturali e religiosi, alle famiglie e alle persone, di provvedere alla formazione di nuovi leader globali di pace, estendere a tutti gli stati l'insegnamento e l'educazione ai diritti umani nei sistemi di istruzione nazionali, integrandoli con la sperimentazione del metodo Rondine sulla trasformazione creativa dei conflitti, come significativo sviluppo dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Donare borse di studio per la formazione di nuovi leader globali. Agli Stati chiediamo una cifra simbolica che sia spostata su questo obiettivo dal proprio bilancio della difesa. Questo è il nostro primo passo. Signor Presidente, tendiamo il suo. Grazie a voi. Grazie a voi e siccome mi state ovviamente sollecitando, vi rispondo subito. Vi ho seguito, ho letto anche con molta attenzione, ho ascoltato con molta attenzione questo appello che è molto bello. Sapevo che l'avevate presentato, però effettivamente oggi l'ho riletto con maggiore attenzione. E allora c'è un impegno anche da parte di chi ha una responsabilità di governo, del governo italiano, e a questo impegno non mi sottraggo. Ho già detto allora che verrò per la lezione alla quale mi avete invitato, adesso concorderemo la data e in quell'occasione vi dirò qual è la cifra simbolica che siamo riusciti a spostare dal bilancio della difesa alle borse di studio. Va bene? Per noi avere l'Italia col Presidente del Governo è fondamentale, per noi, per loro, per la loro forza, per la generosità, quindi veramente la ringrazio. Oh, guardi, però non la copra, perché guardi che c'è scritto qua. Firmo questo. Ma poi giù dove ha firmato il cardinale, dove ha firmato. Grazie a voi. Il Presidente ha detto parole molto belle, ma ha parlato di lezione, abbiamo fatto oggi una lezione, oggi abbiamo dialogato, non è che adesso mi invitate più perché la lezione vale no, bene. No, anche perché guardi, si può accertare, si mangia anche bene. Perfetto, verrò digiuno. Dopo c'è un impegno morale, dopo c'è un impegno morale.